Natale Probar, un modo originale per farti ricordare. Natale Promar con le personalizzazioni su gadget che hai scelto da noi. Promar da 30 anni ad Arezzo. Santo Giuseppe, per domenica, il prossimo avversario, come te lo aspetti? Giochiamo contro Costone Siena. Costone Siena finora ha fatto, al di là di quelli che poi possono essere i risultati, dove la vedono perdente per due gare, tra cui una in casa, però hanno avuto un calendario difficile. Hanno avuto un calendario difficile, secondo me, al di là dei risultati, dove appunto ne hanno perse 2 su 3, Costone ha, secondo me, fatto un inizio di campionato sopra le aspettative, sopra quello che gli indizi di pre-campionato ci dicevano. Considerando che hanno giocato in casa con Melori e Livorno, perdendo soltanto nei minuti finali, sono andati a Carrara e hanno vinto a Carrara contro la CMC Carrara, e l'ultima di campionato hanno giocato a Prato e si sono tenuti in partita per più di 3/4. Sarà una partita, come forse tutte, ecco, una partita che può prendere una piega molto positiva o un andamento molto equilibrato. Questo dipenderà anche e soprattutto da noi. Se noi riusciamo a imporre il nostro gioco, i nostri ritmi dall'inizio, come abbiamo fatto a Pontedera, bene, altrimenti sarà una partita dura. Loro hanno tre giocatori che secondo me sono tre top giocatori del campionato, che sono i loro tre esterni, Bruttini, Benincasa e Tognazzi. Sarà una partita comunque divertente. Tatticamente, quando arrivano avversari di questo spessore, come vanno affrontati? Ma io penso che la chiave è sempre quella di far fede tanto alle proprie situazioni, a ciò che noi alleniamo da agosto. Non mi piace tanto adeguarmi in base agli avversari, vorrei imporre le nostre regole, le nostre cose, sia in attacco che in difesa. Naturalmente quando arrivano questi due squadre ci vuole un pizzico di energia, un pizzico di aggressività in più, consapevole del fatto che in queste partite dare, soprattutto giocandole in casa, dare un apporto di energia speciale non solo aiuta a vincere quella partita, ma aiuta a vincere le altre partite difficili che ci aspettano. Il gruppo come sta? Gruppo bene, dai, abbiamo superato la sconfitta in casa con Carrara, bene, direi bene, andando a vincere di 40 punti a Pontedera, che seppur una squadra che finora ha sempre perso, c'è da considerare che in quel campo Carrara ha dovuto lottare fino all'ultimo quarto per spuntarla. Per il momento non registro particolari defezioni, abbiamo sempre Claudio fermo ai box, ma penso che ne vorrà, che insomma salterà ancora diverse partite purtroppo, però la partita di Pontedera ci ha ricaricato sicuramente le pile. E rispetto proprio alle gare precedenti, pensi di cambiare qualcosa nel quintetto iniziale? Ma no, nel quintetto iniziale no, nel quintetto ripartiamo così, anche perché abbiamo dovuto trovare un nuovo assetto appunto senza Claudio, e penso che questo quintetto ci possa garantire anche poi nel passare dei minuti i giusti ricambi e poter avere anche dalla panchina gente che con il passare dei minuti possa continuare a mantenere quell'energia, quell'aggressività che io richiedo ai ragazzi. Grazie, buon lavoro. Grazie.